Figlio mio, Mauro e Orga non sono i tuoi legittimi perché non hanno il tuo DNA. Non ti sono niente e non devi lasciare niente. Gli Spiga non sono i tuoi parenti, sono parenti solo miei e basta. Anche zia Lina non ti è niente. Non è tua zia. Ma veramente, Babbo, non mi è niente veramente, zia Lina, ma con Mauro e Orga, non hanno il mio DNA. Sì, figlio mio, non c'hanno il tuo DNA, non ti è niente, Mauro. Devi lasciare tutto a tuo fratello più grande, no a loro. Lo cerchi e li lasci bene quando diventi vecchio. Se non ti sposi, figlio mio. Babbo, ma ho un fratello più grande. Dove abita mio fratello più grande? Il tuo fratello più grande abita a Brescia. A Brescia. Ma devo andare a Brescia a cercarlo. Sì, figlio mio, devi andare a Brescia a cercarlo. Mi raccomando, Mauro e Orga non sono i tuoi legittimi, non hanno il tuo DNA. Ah, un'altra cosa importante, mi hanno detto che sei molto importante per gli alieni, per gli extraterrestri. Sei un principe alieno. Il tuo vero nome ti chiami Re, il nome che ti hanno dato i tuoi veri genitori, quando Gianna fece la fecondazione artificiale. Noi abbiamo provato a fare figli con dei risultati pessimi, ci stavano dentro un bicchiere, mentre tu sei grande. Babbo, ma alieni? Ah, extraterrestri, Babbo. Gli extraterrestri. Sì, verranno nel 2016 a Monserrato, si manifesteranno gli UFO a Monserrato il 1 gennaio 2016, poi avrai un incontro anche nel 2017, 2018. Decidi tu cosa fare, figlio mio. Io a giorni me ne devo andare via. Sento che sto per morire. Oggi, in data del 2/12/1989, parlo con mio figlio Roberto. Confesso la verità sul DNA. Babbo, ma gli alieni verranno a Monserrato a trovarmi veramente gli alieni? Gli UFO? Sì, figlio mio, gli UFO arriveranno a Monserrato. Se tu decidesti di andartene, fai bene, tanto la città verrà distrutta, verrà tutta bombardata dagli extraterrestri. Monserrato non andrà avanti, tornerà indietro, figlio mio. Se rimani, la città si salva, se te ne vai, muoiono tutti. Arriveranno i mutanti della costellazione il dragone Nibiru. Il tuo pianeta Saturno fu attaccato da Nibiru, dall'undicesimo pianeta. Ma Babbo, ma dici questa cosa, stai dicendo la verità? O dici qualche bugia, Babbo? La verità. Figlio mio, non voglio tenermi le cose nella tomba. Questa è la verità. È tutta la verità. Tua madre non te lo dirà mai di come sei nato, come sei stato creato in laboratorio con la genetica. Sei stato creato da persone che provenivano da un altro mondo. Eri in guerra con Nibiru, il pianeta X. Ma Babbo, il pianeta X, cos'è il pianeta X? Dove si trova questo pianeta? Figlio mio, si trova nella costellazione il dragone, dietro il sole, pianeta X. Tuo padre naturale, l'imperatore di Saturno, fu attaccato da Nibiru e fu conquistato il tuo pianeta è rettiliano. Rettiliano.
Ma allora io provengo dall'altro mondo, babbo. Provengo da Saturno, sono saturniano. Non ti assomiglio niente, babbo, non sono uguale a te. Tu sei diverso di me, sei troppo nero. Ma io sono bianco. Figlio mio, sì. Quello che ti dico è vero. Poi nel futuro farti fare l'esame del DNA e vedi che io ti ho detto la verità. Ma babbo, la verità. Ma io non sono figlio di te. Figlio mio, io ho avuto dei problemi, non potevo avere figli. Siamo ricorsi alla genetica. Laboratorio. Sei nato in laboratorio, sei stato creato in laboratorio, figlio mio. Non c'ho niente di assomiglianza a te. Io sono moro e tu sei bianco. Io sono bianco, babbo. Sono bianco. Sì, figlio mio, sei bianco. Io sono nero, vedi che sono un po' nero, a color di catrame. Sembro più marocchino che altro.